Wow, amici appassionati di gaming! Ed eccoci qua con un nuovo mazzo oggi, anzi saranno due per la precisione, ma prima di partire volevo ringraziarvi per il sostegno sotto al video, insomma, in cui parlavo dei misplay e di come gioco Hearthstone, magari ne parleremo più approfonditamente in un secondo momento. Mi aspettavo un po' di sostegno da parte vostra, ma non ce n'era bisogno assolutamente perché era solo per esporre come funziona questo canale, come funziono io quando gioco Hearthstone, quando gioco a tutti gli altri giochi. Non era assolutamente uno sfogo, un pianisteo, era solo per chiarire bene le cose a quelli che non avevano ancora capito, anche se so che molti di voi, non lo dico nel video, ma mi è venuto in mente dopo, sapevano già tutte queste cose che avevo esposto in questo video in cui appunto parlo del fatto che ci sono dei misplay, del fatto che gioco Hearthstone così allegramente invece di essere lì molto settato sul gameplay e tutto il resto. Oggi parleremo di Paladino, Make Paladin Great Again, ci è riuscito Thais, ha portato questa lista alle Trinity Series, è un torneo in cui è un formato un po' particolare, in cui ci sono delle squadre, un giocatore affronta il giocatore dell'altra squadra, chi perde va a casa e ne entra un altro, e quello rimane sempre. Questo, Thais, con questo deck che ha fatto del Paladino, un Anything Can Happen Paladin, li ha fatti fuori tutti e sei, cioè praticamente i suoi compagni sono rimasti là in panchina a applaudire e lui ha vinto sei partite consecutive contro sei avversari diversi, contro, penso, sei mazzi completamente diversi. Quindi andiamo subito a giocare, ma faremo una partita in standard col suo deck e una partita in wild. Sapete che mi sto divertendo più a giocare wild in questo periodo e con una versione, tra virgolette, migliorata, cioè pirata alla wild, con lo sputafango, con vecchio occhio buio, mi pare cambino solo quelle tre carte lì. Allora, ragazzi, andiamo a vedere di far ridiventare il paladino grande come una volta, perché una volta era top tier 1, eh. Maxuo! Tra l'altro, cliente scomodo. Ha pescato l'ira di Dio. Molto bene. Un vate, qualcosa, dai, su. Aia. Vedo male, raga. La vedo malino. Da questo potrebbe esserci utile. Vediamo. Facciamo così. Vediamo cosa fa lui. Tanto qua a tardare qua non serve un cazzo. Speriamo che lo ignora. Possiamo giocare lui. No, lo trago. Vai di 3-3. Adesso vediamo un po' a 2 cosa può giocare un altro di questi. Sarebbe un grosso, grosso, grosso problema. E infatti, no, addirittura. E vabbè. Consacriamo, sì. Non so fare nient'altro. Vediamo se arriva al 7-7. Molto simpatico. Chiaro. Chiaro che serve luce. Ok. Teniamo. Frogga. Vabbè, ma comunque devi tardarlo, e noi ci va bene. Perché noi tanto facciamo così adesso. Va bene. Sweet. Non dovrebbe avere rimozioni per l'arma, credo. Credo non dovrebbe rannarle lo sciamano. Vediamo. Vediamo se arriva un lupi, qualcosa, se farà una OE, forse. Ha trovato anche quello che doveva trovare.
Adesso una l'ha già usata, speriamo non abbia Tyrion, doppio Tyrion, il peperone. Ok. Mettiamo giù lui. Ci sta. Temo di via quello che è più fastidioso. Vediamo. Ce l'hai? Penso di sì. Basta che ha quello di Giada che fa 4 danni. Cerca anche. Trova anche quello, quindi. Un pro della Madonna, raga. Quando uno è pro, è pro, c'è poco da fare. E questo è pro. Consecration. No, aspettiamo, aspettiamo tantissimo. Vediamo se c'è un'altra rana. Molto probabile. Ce l'ha sempre tutte, lo sciamano. Che cazzo devi fare? Abbiamo ancora la combo qua in mano tranquilla. No, vabbè, questo è buono per noi, possiamo rimuovere tutto. Sì, mi piace. Uno. Ok, è venuto il momento, penso. Così peschiamo anche. Sì, dai. Cura proibita è buona. Pinge al ninja. E curatore fallimentare. Vai, 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 vai. Parliamone, parliamone. Vediamo se ha il danno da 1, ci fa anche pescare, comunque non è male, ci mette l'arma da. Lo froghi? Se froghi quello non froghi questo. No, Giada. Dà l'armetta in mano e fulminato. Ok, è diventato lui, perfetto, molto buono. Non mettere armor, ok. Curiamoci. Vai! Vai ancora il fighissimo, su! Ci avrà un'altra rana tra le mani. Purtroppo. Noi come siamo messi? Consacrazione usate entrambe. 6 però, ci butta sopra a pecora. A noi ci piace questa cosa. Vediamo che arriva ancora, una roba troppo grossa. Sì, i piedi bagnati mi piacciono. I Murloc ci sono, ma per dopo. Perché comunque manca azzurra. Pacificatore Aldo Pingia. Va bene. Pacificatore Barnes. Secondo tiro Murloc solo uno l'abbiamo droppato. Ok. Non ha neanche attaccato. Secondo tiro Murloc, quindi possiamo fare così. Possiamo fare così. Mi sa che non ho più di Murloc dentro. O c'è qualcosa? Non c'è più un cazzo. Vediamo un po'. 4-4-8. Possiamo fare così. Facciamo così. Dai, dai, dai! Pinge de ninja! Se non ha OE, questo ci interessa male, ci interessa molto male, va bene per noi, non pulire. Ok. Dai che winniamo! Ce ne può ammazzare solo uno. Decide di uccidere Pinja. Wow, sciamanone mio, fatti capanna. Facciamo anche i fighi, facciamo così. Tu. E winna, sciamanone, winna.
Buona cazzo. Bello il mazzo di Thais, eh? Insomma, ne ha vinte 6 di fila, lui ne vincerà una ogni 20 minuti. Comunque l'abbiamo vinta. E adesso andiamo in wild a spaccare con occhio buio. Uterone. Siamo un po' scomodi se... mid range. Siamo un po' scomodi. Mid range paladin è fortissimo in wild, chiaramente. Bars mi piacerebbe tenerlo, ma non posso. Voglio qualcosa... o teniamo. Cazzo, costa 4 però. Cerchiamo un vate. Cerchiamo qualcosa. Questo almeno si tenevamo Barnes, va bene. Eguaglianza, consacrazione, la combo ce l'abbiamo. Si comincia a giocare scudi divini, ma siamo nella merda. Non ha giocato nulla. Buono, Barnes è tornato. Anche questa è una buona notizia. Vediamo che mazzo è, sono curioso. Sarà in Zot. Penora, tutto tranquillo. Alla battaglia. A questo punto direi non giocare un cazzo e pescare. Vecchio occhio buio incazzato è arrivato anche. Prossimo turno andiamo di Barnessone. Vai! Purtroppo qua pescherà una carta in più, a parte che ne ha 8. Prossimo turno deve andare di lui, però lui c'è ancora la moneta, credo, sì. Deve fare questa creazione, ma questa creazione con sta board non ha molto senso, però. Vediamo. Vediamo che mazzo è, Duncan. I segreti non ha giocati, sembra un control paladin di quelle pesanti. Vediamo. Fammi pensare. Martello dell'ira. Fa 3 danni e basta. Mi qua posso tardare tranquillo. Andiamo di Pinge adesso. Male male, Duncan. Ti dunco. Quindi è un drago, non abbiamo visto un drago. Mi spiace. La fine sta arrivando. Incredibile. Ma io qua me ne sbatto le palle, vado così. Ma perché no? Metti su un po' di roba. Spara lì fuori. Figa. Vediamo anche questo allora. Bam! Vabbè, sarà un'ambulanza consacrazione, chiaramente. Dobbiamo resistere ancora un po' di un pochettino. Eccolo là. Adesso giochiamo lui. Magari peschiamo anche già la cosa. Non ci credo, è vero, non può ucciderli perché sono pompati. Drunken massacrato. Perché sono pompati, va uno, ma vengono pompati da questo, chiaramente. Drunken, hai fatta la cazzata, mio amico. Caro amico Drunken. Quasi quasi. Tutto face. Face is the place. Adesso ovviamente ci elimina questo di qua, ma con grazie a questo poi pomperemo lui, penso. Vediamo. No. Ah, però ha preso la strada. Questa creazione. Dai, dai che ci avviciniamo. Dammi qualcosa di veramente imbarazzante, su. Voglio imbarazzante. Ha detto solo lui, facciamo così. Otto, turno 8. Cavallo.
più 4. Ok, rimane solo con 2 di vita però. Cioè con 2 di vita, scusate, rimane solo con 2 di mana. Va bene, va bene, va bene. Oh, questo è perfetto. Possiamo attaccarlo. Va bene. E poi loro. Lui. 7 Morlock. Vai. Sono usciti tutti i Morlock. Condottiero. No, un branchio azzurro non c'è, ma c'è occhio buio che dovrebbe essere abbastanza grossino. Ma magari si cura, eh? Se non si cura, insomma, lo vedo malino. Un'eguaglianza l'ha già usata. E poi comunque è difficile risolvere. Pompa qualcuno, vediamo chi pompa. Si incazza la polizia. La polizia si incazza davvero. Cos'è sta roba? Ci voleva fare un po' di danno, nostro amico. Dai Duncan! Dai Duncan, Duncan Nukem! Olè! Boom, allo! E allora ragazzi, 2 mazzi usati oggi sono uno per la Wild e uno per quanto riguarda la Standard. Vediamo prima quello della Standard. Make Paladin Great Again. Anything can happen, Paladin. L'unica carta che salva il Paladino in questo momento, lo salva parzialmente, l'unica carta è questa. Il resto, se non ci fosse questa, il Paladino sarebbe insieme all'Hunter, insomma, sul fondo, sul baratro, è sul fondo, sul baratro, ma leggermente sopra appunto il cacciatore. Questa è la sua lista, insomma, abbastanza classica con le due albe dei Murlo Viventi, doppio condottiero, classicissimo, doppio Murlo Biancazzurro, e con il piacevole Pingia, perché Pingia comunque quando entra si sente, perché mette subito Murlock sul campo e quindi affolla il campo, te li elimino e poi puoi richiamarli con l'alba dei Murlo Viventi. Poi c'è anche Tyrion, Ragnaros Illuminato e aveva messo anche Bronn in Tritacarne, che contro gli aggro comunque aiuta perché ha scudo divino e poi ci rigenera un po' di energia. Vediamo anche quella della Wild, che questo invece è un mazzo che ho visto un po' in giro, l'ho trovato, l'ho un po' sistemato io, comunque è questo qua. Una cura proibita, insomma, ricalca quello di Tyze con delle varianti come può essere sicuramente lo sputa fango, carta forte, fortissima. E poi vediamo un po' che variante c'è. Sputafango e vecchio occhio buio. Sputafango e vecchio occhio buio. Le uniche varianti sono quelle. Via Bronin dentro vecchio occhio buio. E di qua dentro lo sputafango. Non so cosa posso aver tolto. C'è Barnes comunque. Insomma, questa è la lista invece per giocarla in Wild. Quindi ragazzi, abbiamo salvato il Paladino provvisoriamente. Speriamo che arrivino buone nuove. Parleremo magari più approfonditamente delle ultime notizie uscite per quanto riguarda Hearthstone e per quanto riguarda tutto quello che avete scritto sotto al video in cui vi spiegavo il mio canale, come funziona, com'è, come sono io. Vi ringrazio allora per i like, i commenti e le visualizzazioni. Un saluto dal Duca, alla prossima. Ciao!